Gino! Foto. Non ci faranno mai entrare, amore. Siamo arrivati a Capalbio. Parcheggiato la macchina qua giù alle mie spalle. E ora ci addentriamo in questo stupendo borgo. Sorpresa, tutto per vento. C'è gente che non si è distratta perché si fidava di cane e invece se ne sono fatte di vestire. Vabbè, dai, ciao. Fare malata, però come ci vuoi? Si va giù. Allora siamo a Capalbio e stiamo montando sulle mura. Praticamente oggi dovrebbe essere la giornata del Fai. Wow, bellissimo qua, stupendo. Wow, bello bello bello, andiamo. Finalmente, dopo gli ultimi viaggi che abbiamo fatto alla scoperta della Toscana, che abbiamo trovato la nebbia, finalmente panorama senza nebbia, finalmente, guardate che spettacolo. Capalbio, siamo sulle mura dove credo che qui facevano la ronda i guardiani, non so se si chiamano guardiani, comunque qui c'era il percorso delle sentinelle, credo forse sentinelle si dica. Cazzeggia un po' mia stasera. Amo, abbiamo trovato la torre, andiamo. No, pinge forte. Siamo, ci si fa. Nulla, come l'ho detto. Grazie. Ciao. Ragazzi, è andata male, purtroppo è troppo tardi, non possiamo visitare il castello. Ci è andata male un'altra volta. La situazione è questa, stiamo perdendo gli sbandienatori. Secondo me stiamo sbagliando parte. No, no. Ah, sì, sono di qua, vedrai. Corri. Alla ricerca degli sbandieratori. Qui l'abbiamo trovato, gli sbandieratori. Amore, tutte le frittelle di San Giuseppe offerte a tutti, quindi anche noi due, amore. Piazza San Giuseppe, cercala su Google Maps. Seguiamo la mappa. Frittelle. Belli, bello spettacolo, però le frittelle ci fanno molto gola. Andiamo a mangiare le frittelle. Cerca delle frittelle. Nichi, guarda quella del giardino. Dalla
Come sono, amore? Buone. L'hai finito? Amo. Domani vado in palestra. Ricordiamo che con una piccola offerta ci hanno offerto le frittelle e ora ci offriranno anche da bere. Non ho ben capito questa offerta se va alla FIA o FIA. Se... Non era FIA, FAI, no, era la FAI, non FIA. Ho sbagliato, perdonate, alla FAI, FAI, non la FIA. Ora andiamo a bere. Sì, dai bacini, anche la mia dai bacini. Insomma, alla fine abbiamo scoperto che l'offerta andava al comitato Contrade Capalbio. E ora finisco purtroppo la batteria, si sta per spengere. Ieri sera mi sono scordato di mettere a caricare le batterie. Mi sa che gli ultimi video li farò con la GoPro. Eh sì, è andata così. È il momento e andiamo al lago di Burano, dove ci dovrebbe essere una torre e dovremo vedere un bellissimo tramonto. Andiamo. Allora ragazzi, stiamo facendo forse una cazzata. La torre non è raggiungibile oggi, forse solamente tramite mare. Quindi ci siamo levati le scarpe e andiamo a piedi. Io credo siano 3 km di spiaggia, una cosa quasi impossibile. Noi ci tentiamo. Sta calando il buio, vediamo che succede. A tra poco. Vabbè, qui viene il buio dopo, eh. No? Forse. È andata male, ragazzi. Abbandoniamo così. Non ce la facciamo. Sta per fare buio e la spiaggia non è per niente pulita. Quindi molliamo. Torneremo a visitare la torre, ma purtroppo è troppo tardi. Abbiamo fatto troppo tardi, vero amore? Sì. Quindi sei arrabbiata? Sì. Siamo così delusi che ci lasciamo morire qui, in mezzo a questi legni. È andata così. Allora ragazzi, vi salutiamo, anche la telecamera ci ha abbandonati, non ce l'abbiamo fatta a raggiungere purtroppo la torre perché la spiaggia era veramente veramente brutta, non ce la potevamo fare, però vi salutiamo con un tramonto incredibile, un mare immenso. Finisce qui la nostra giornata, è stata veramente veramente bella. Continuate a seguirci, mettete un bel mi piace alla pagina, condividete il video perché noi stiamo scoprendo questa regione che è spettacolare. Ogni settimana un nuovo video, ragazzi. Avanti tutta!